I trend e le prospettive nel settore delle infrastrutture a livello internazionale è chiaramente la sfida di riuscire a ottenere finanziamenti. Oggi c'è una domanda equivalente a 3 trilioni di dollari ogni anno, questa è la domanda di infrastruttura a livello globale, mentre abbiamo finanziamenti soltanto per 2 trilioni, quindi c'è un gap equivalente a 1,7 trilioni che deve essere colmato. Però allo stesso tempo, se osserviamo il capitale disponibile alla ricerca di progetti, abbiamo più di 50 trilioni che potenzialmente potrebbero essere indirizzati verso l'asset class infrastrutture. Questo non trova match e quindi uno dei problemi che il settore a livello globale risente è quello di trovare delle soluzioni finanziarie che permettano di far incontrare domande ed offerte, quindi di allocare questi 50 trilioni e passa che potenzialmente sono disponibili. Le principali opportunità di finanziamento, le principali opportunità e strumenti di finanziamento non sono moltissime, nel senso che è un settore che dal punto di vista delle soluzioni finanziarie, quindi dei prodotti che permettono di veicolare denaro da una parte all'altra del pianeta e di finanziare le infrastrutture, non sono moltissime. È un settore che da questo punto di vista non si è evoluto tantissimo, non esiste un vero e proprio mercato per prodotti legati alle infrastrutture e quindi c'è un po' di difficoltà, è una delle difficoltà, è uno dei colli di bottiglia a veicolare capitali verso opportunità in infrastrutture. Chiaramente gli strumenti più utilizzati oggi sono finanziamenti pubblici, sono project bond, ove possibile, sono soluzioni in PPP in cui capitale privato è coinvolto all'interno di un framework regolatorio che garantisce certe condizioni e che quindi permette a capitale privato di confluire verso opere che spesso sono di natura pubblica.